Allora, mi vedete qui ospite nel canale di Morena, scusate ma c'è un ospite, anzi un secondo ospite, perché a parte me appunto c'è Olivia che è la mia bassotta. Comunque, mi vedete qui nel canale di Morena perché in occasione del pesce di aprile abbiamo deciso di farvi questo piccolo scherzetto, quindi oggi vedrete me in questo video tag. Abbiamo pensato appunto di girare il Too Much Information per farci conoscere meglio, dato che comunque anche Morena è ospite nel mio canale YouTube che si chiama Pinti Loves, quindi non mi dilungo ancora e passiamo subito al tag, così vi parlo un po' di me e colgo l'occasione appunto per farmi conoscere di più, farmi conoscere meglio. Quindi iniziamo subito con il tag. Indosso un semplicissimo maglione di H&M che mi è stato regalato per Natale. Lo so, è molto pesante perché ormai siamo in primavera, però per chi non lo sapesse, anzi sicuramente voi non lo sapete, mi sono trasferita da poco a Milano, quindi aspetto ancora un sacco di pacchi giù dalla Sicilia che appunto arrivino qui con comunque il mio guardaroba primaverile, quindi per adesso mi devo accontentare, anche se comunque comincio davvero a sentire comunque cazzo. Sì, sono stata innamorata, sono tuttora innamorata. Ho avuto purtroppo una bruttissima rottura di una storia, di una storiella d'amore, diciamo. Ero piccola, avevo 16 anni, e durata circa un anno e mezzo questa cosa qui, e poi sì, si è rotta questa storiella appunto in modo molto molto pesante, cioè è stata una roba proprio allucinante da dimenticare, quindi sì, purtroppo sì. In realtà la domanda sarebbe dovuta essere quanto sei bassa, perché anche se magari posso sembrare un po' alta dai video, almeno così mi è stato detto dalle mie iscritte, in realtà sono 1,61, quindi non sono bassissima, ma non sono neanche, ecco, non so, una modella assolutamente, sono proprio, rientro nella media. Voi non conoscete la mia storia sul peso, sulla mia dieta ingrassante che ho fatto perché ero davvero molto magra, non per scelta, ma proprio perché ho dei problemini che mi impediscono di ingrassare, quindi sono stata sotto cura e ad oggi peso 44 kg, non sono tantissimi, però rispetto al peso di partenza, prima di iniziare la dieta, comunque devo dire che sto pian piano raggiungendo il mio peso forma, il mio peso ideale, che è di 48-49 kg, quindi diciamo che sono a metà percorso. Sì, ho due tatuaggi, uno da questa parte, in questo punto qui, in una parte interna, perché comunque non volevo averli sempre sott'occhio, perché io mi stanco subito delle cose, quindi li ho fatti in punti in cui io non posso vederli, ed è una farfalla, tra l'altro fatta malissimo, che devo far ritoccare, e un fior di loto con l'iniziale di mio nonno nella parte interna del braccio. Ho avuto tre piercing, uno al naso, li ho levati tutti, uno al naso, che è stato quello che ho tenuto per più tempo, e due nell'orecchio, uno nel lobo, che però mi ha fatto infezione e quindi sono stata costretta a levarlo, e un altro invece nella parte proprio interna dell'orecchio. Mi piaceva tanto, però anche lì avevo qualche problemino a dormire, quindi ce li ho avuti i piercing, ma li ho dovuti levare. Allora, io non ho un telefilm preferito, a differenza della stragrande maggioranza di ragazze che guardano tutte queste serie TV, telefilm, Gossip Girl, Sex and the City, non so, io comunque non le guardo, non le seguo, non so perché. L'unico telefilm, il mio telefilm preferito è stato Squadra Antimafia, che però poi arrivato a un certo punto finisce, per poi riprendere a settembre-ottobre, quindi sto aspettando la nuova serie. Anche per quanto riguarda una band, io non ho una band preferita, sono tanti i cantanti che seguo, in realtà cantanti donne e tra l'altro straniere americane. Una delle mie preferite, non si tratta però di una band, è sicuramente Beyoncé. Ho 26 anni, sono nata il 17 aprile, quindi sono un'ariete, infatti amo la primavera proprio perché è la mia stagione. Sono del 1989 e la prossima domanda che includo in questa mi chiede del mio segno zodiacale, che è ariete. Allora, le qualità che io cerco in un partner, vabbè, diciamo che io le ho trovate comunque nel mio fidanzato, quindi sono stata fortunata, ma sono delle qualità proprio base, che devono stare proprio alla base di un rapporto, e sono la gentilezza, l'educazione e l'onestà. Per me sono tre cose fondamentali che poi vanno sicuramente al di là di quello che è l'aspetto fisico, che sì, diciamo, in un primo momento è importantissimo, perché è quello che, secondo me, che ti fa avvicinare alla persona, però poi devi scoprire quelle qualità che riescono a mantenere vivo il rapporto, no? E trasformarlo in una storia d'amore. Quindi per me queste tre qualità in un rapporto sono davvero fondamentali.
La mia massima preferita, allora, vivi e lascia vivere, nel senso non fare mai all'altro ciò che non vorresti ricevere. Quindi diciamo che il mondo sarebbe sicuramente un mondo migliore, secondo me, se tutti avessero questo motto di vita. Allora, il mio colore preferito, in realtà quando mi si chiede un qualcosa in cui si vuole sapere il mio colore preferito, il mio cibo preferito, la mia band preferita, il mio telefilm preferito, io non so mai rispondere perché in realtà non ho dei preferiti, nel senso mi piace un po' tutto in questo caso, quindi tra i miei colori preferiti uno di questi appunto è il bianco. Allora, questa domanda è un po' così, nel senso, quando sono triste dove vado? In realtà non vado da nessuna parte, o comunque mi rannicchio nel letto e da qualche mese, siccome appunto abbiamo preso Olivia, il cagnolino, che vi ho fatto vedere prima, la mia bassotta, quando sono triste me l'abbraccio forte nel letto e diciamo che mi dà molto conforto, quindi in realtà non vado da nessuna parte, ma quello che faccio è appunto rannicchiarmi con il mio cagnolino. Allora, non sono velocissima, ma non sono neanche lentissima, tipo mia sorella ci sta 2 ore per farsi la doccia, io no, poi tra l'altro adesso che ho tagliato i capelli ci sto davvero molto poco, tipo 10 minuti al massimo. La cosa che mi scoccia in realtà è asciugare i capelli, è una cosa che proprio io odio tantissimo. La mattina, la mattina, la mattina, allora, dipende dove devo andare, perché se devo andare all'università... Non vado a trucchi stratosferici, outfit di quelli mega galattici, assolutamente. Quindi un po' di mascara, una base, punto tanto sulla base, che deve essere molto naturale, quindi ci sto davvero 5 minuti, un po' di BB cream, un mascara, un leggero velo di burro cacao ed esco. Quindi la mattina, se devo andare appunto all'università, impiego davvero poco per prepararmi. Se poi invece ho un appuntamento un po' così al di fuori dell'ordinario, posso perdere al massimo 20 minuti, ma non di più, ecco, non sono una piaciona che sta allo specchio e che perde tanto tempo, no. Questa domanda mi mette un po' ansia, perché in realtà sì, sono finita in una rissa una volta ed è stato bruttissimo perché mi è venuto un attacco di panico. Io purtroppo soffro di questi maledetti attacchi di panico che però ho cercato anche di curare, infatti ormai tornano davvero una volta ogni morte di papa e sono felice perché con la terapia che ho fatto ho imparato a gestirli, quindi rispetto all'inizio diciamo che capisco quando magari ho un carico d'ansia eccessivo che potrebbe trasformarsi appunto in un attacco di panico. Quindi sono finita in una rissa purtroppo, sì, molto tempo fa, non ricordo neanche bene il motivo, ricordo tutta questa confusione allucinante, comunque sì, purtroppo sì. Allora, mi sono messa su YouTube, in realtà non lo so, nel senso, io ho aperto il blog, quindi ho iniziato con il mio blog, poi così per caso, facendo delle ricerche su Google, ho trovato dei canali YouTube proprio all'inizio e quindi ho deciso appunto di aprire anche un canale che però è stato chiuso sino a qualche mese fa, quindi è davvero da poco che ho ripreso a fare video, però non c'è un motivo ben preciso, volevo mettermi in gioco anch'io. Le mie paure, qui ci dovrebbe essere mio padre con me in questo momento perché lui direbbe che non esiste un qualcosa di cui io non abbia paura. In realtà sono molto fifona, ho una paura, ho tante paure, la mia fobia in assoluto sono gli scarafaggi che volano, cioè io potrei morire. Anche in questo caso una volta eravamo in una zona di mare giù in Sicilia dove ci sono tantissimi scarafaggi che volano e sono attratti dalla luce. Noi eravamo appunto in questo giardino, in una casa al mare e tipo c'è stata un'invasione di scarafaggi che volavano e io sono dovuta scappare in preda al panico, tipo in lacrime, avevo una paura bestiale perché poi queste bestie non ci vedono, quindi vanno alla rinfusa e... Passiamo alla domanda successiva, vi prego. L'ultima cosa che mi ha fatto piangere è stata "c'è posta per te e me ne vergogno" ieri sera, ma perché aspetto il ciclo, quindi sono altamente sensibile e sì, ho pianto per "c'è posta per te". Ho detto "ti amo" qualche giorno fa, in realtà per messaggio su WhatsApp, che è una cosa atroce da dire, perché in realtà queste cose si dovrebbero dire a voce, ma mi capita, adesso che ci penso, non molto spesso di dire "ti amo", perché sono, non lo so, a me mi imbarazza questa cosa, anche dopo 8 anni io sono un po', non lo so, il mio fidanzato mi imbarazza, o ancora dopo 8 anni provo questa sensazione bella però, secondo me, e quindi mi viene più semplice scriverlo in un biglietto, comunque su WhatsApp. Del mio nome su YouTube, che tra l'altro ho cambiato 300 miliardi di volte, e quello definitivo però è Pinty Loves, che sarebbe, diciamo,
il diminutivo, se vogliamo, del mio cognome, così l'ho inventato io, il mio cognome è Occhi Pinti, e quindi ho messo Pinti Loves, Pinti Ama, che cosa? Vabbè, il make-up, il beauty, tutto ciò che è femminile, quindi non c'è un senso ben logico, così è stato, diciamo, un accostamento di nomi che mi piaceva proprio per sentirli, quindi è così. L'ultima persona con cui ho parlato è stata mia mamma, che tra l'altro è tornata da messa questa mattina e dovevo registrare il video, lei è entrata, quindi ho detto: mamma, per favore, esci che devo fare il video assolutamente, perché non avendo le luci sfrutto quella naturale, e quindi dato che il tempo è un po' incerto ho detto: per favore esci che devo appunto registrare il video, sennò non ce la faccio più. Il mio cibo preferito, ritorniamo al discorso di prima, in realtà non ho un cibo preferito, però amo le lasagne di mia zia, anche se i piatti che preferisco rispetto ad altri sono tantissimi, tipo adoro la pasta con le vongole, adoro la pizza, le patatine, però insomma diciamo che le lasagne sì, le adoro in assoluto. L'ultima volta che ho baciato qualcuno è stato stamattina, ho baciato mio fidanzato. Non suono nessuno strumento purtroppo, mi sarebbe piaciuto tanto studiare ad esempio chitarra o pianoforte come mia mamma. L'ultima canzone che ho cantato, non me la ricordo, però ricordo in questi giorni di aver cantato un po' di canzoni tra i Coldplay, Rihanna, Beyoncé, che è appunto la mia cantante preferita. Forse ho ascoltato come ultima canzone Love Me Like You Do, tra l'altro non ho visto il film perché secondo me è stata, diciamo, una cosa così molto pompata, ma nulla di concreto, però la colonna sonora, una delle colonne sonore sì, mi piaceva, quindi sì, forse ho ascoltato Love Me Like You Do come ultima canzone. Allora ragazze, questo era il mio too much information, spero che il video vi sia piaciuto, che possa esservi stato utile per conoscermi